Oggi l'ambiente è sempre più condizionante. Il martellamento continuo della pubblicità attraverso i mass media, TV, internet, cinema, stampa, la radio, questa è una prima dimostrazione. E le persone di questa società sono sempre più condizionate e sempre più fragili psicologicamente. In conseguenza proprio di questo eccessivo condizionamento, perché man mano diventano sempre più condizionabili e si genera in questo circondizione, c'è questa maggiore fragilità, maggior distacco da sé. Più sono condizionate, più si distaccano da sé, più diventano fragili, eccetera, eccetera. In questo mondo l'essere umano sta perdendo sempre di più il contatto con se stesso, cioè con il suo io profondo, è diventato una specie di automa, più colto di molti anni fa sicuramente, più ben nutrito, ben vestito, tecnologico, tablet, smartphone, l'iPhone, ma sta diventando sempre meno libero di fare le sue scelte, sempre meno consapevole di sé, cioè sempre meno consapevole delle sue esigenze reali, profonde, proprio perché si distacca sempre di più da se stesso e soprattutto senza un vero interesse, senza la necessaria considerazione per quella che è la sua essenza profonda, la sua importanza come essere umano, molto superficiale, vuoto. Cioè, senza la necessaria considerazione per le sue qualità principali, ognuno ha le sue, per i suoi talenti, per la sua funzione. Ecco, da questo mi arriva molto spesso disagio esistenziale, senso di, no? Di non sentire di avere una funzione, di sentirsi sminuito, piccolo. Ora, tutte le sue attività, ci parlano dell'essere umano così condizionato da questa società, tutte le attività molto spesso sono finalizzate soltanto a scopi economici. Voi sapete che l'economia è fatta a padrone in questa società. L'economia invece dovrebbe essere una cosa marginale nella vita delle persone, dovrebbe essere solo un mezzo per raggiungere il benessere e non una priorità come è attualmente, non un fine. E così anche il lavoro dovrebbe essere solo un mezzo per stare bene, non un fine, no? Dovrebbe servire all'uomo l'economia, così come il lavoro, e non lui servire ad essa, all'economia e al lavoro, come sta succedendo adesso. Si vive per il lavoro, si vive per l'economia. Perché la qualità della vita e il benessere di una persona, sapete bene, non è legata non tanto ai parametri economici, no? Per esempio, per una nazione, il benessere delle persone non è correlato al prodotto interno lordo di quella PIL, di quella nazione, o all'andamento della borsa, o dei titoli di Stato. Il benessere delle persone non c'entra niente tutto questo. Per le singole persone il benessere non è legato al conto in banca della persona, al numero di immobili posseduti, di titoli di Stato che hanno pagato. Non è, certamente, non è correlato per niente il benessere. Non potete dare atto, c'è persone che hanno tutto, magari vivono una qualità di vita scadente. Insomma, è dimostrato che il benessere personale non è legato tanto ai parametri economici quanto a quelli psicologici. Dipende soprattutto da questioni interne, profonde della persona, intime dell'essere umano. Come per esempio la consapevolezza. Quando una persona è consapevole, no? Riesce a vivere meglio. Tante persone magari hanno altro, ma non hanno consapevolezza, la sua capacità di amare e di sentirsi amato, e di fare poco. Questo basta che viene le persone.
più che parlare degli economici. E queste, guardate, sono parole non più di moda, amore. Anzi, sono in questa società sono parole che stridono, cioè non hanno la valenza che dovrebbero avere. Ma l'amore comunque rimane fondamento dell'essenza ultima dell'uomo, anche in questa società rimane. Invece l'amore, come molte altre esigenze e valori importanti dell'essere umano, in questa società capitalistica dominata dall'economia, dalla finanza, dalla tecnologia, dai mass media, è considerata una cosa non importante, un fenomeno marginale, spesso proprio banalizzato, ridicolizzato. E va l'amore, che parli di amore, ci sono tanti problemi, tra virgolette. E no, l'amore rimane il fondamento dell'essere umano. E comunque questa società non è considerata importante, essenziale per la qualità della vita. E ci si focalizza, ci si impegna su altri fronti, su altre questioni, troppo, si investe troppo in altri ambiti. Io credo invece che ogni società come questa, che non dà la giusta importanza agli aspetti psicologici, tant'è che la psicologia, lo sapete, non è che sta diventando un modo importante in questa società, l'economia è importante, ma una società che non dà importanza agli aspetti psicologici, anche a quelli spirituali dell'uomo, insomma gli aspetti più intimi, profondi dell'essere umano, e che escluda per esempio lo sviluppo dell'amore, a lungo andare è destinata ad entrare in crisi, una società che prima o poi entra in crisi. La crisi di questa società occidentale, si parla tanto di crisi, la crisi di questa società è legata non tanto a questioni economiche, come si vogliono far credere, il PIL, lo spread, la finanza, il debito pubblico, è legata soprattutto a questioni psicologiche e alle contraddizioni, le incongruenze, le chiamava Rogers, incongruenze, l'hai visto prima? Le incongruenze dell'essere umano in questa società con le necessità fondamentali della natura umana, che come dicevo prima sono altre, che non sono certo di tipo economico. Dunque chi crede che certi aspetti profondi dell'uomo con la U maiuscola, come l'amore per esempio, siano fondamentali per riuscire a essere soddisfatti, a essere appagati, realizzati, a stare bene, deve arrivare alla conclusione che certi cambiamenti radicali nella nostra struttura sociale sono necessari affinché, per esempio, l'amore, come altri valori, diventi un argomento importante di cui parlare, non soltanto di economia e di finanza. E l'amore non solo in ambito religioso o nei film dove se ne parla, ma diventi proprio un fenomeno sociale che non è l'appannaggio soltanto della religione. Di che amore sto parlando? Non certo dell'amore sdolcinato, l'amore sentimentale romantico, che spesso si vede al cinema, in TV, ma neanche dell'amore che soffoca, quello che crea dipendenza e violenza, l'amore non possessivo, l'amore condizionato, che si riscontra oggi spesso in certe coppie, in certe famiglie, no? Rogers si riferisce invece all'amore gratuito, amore incondizionato verso gli altri, quello che si basa sul rispetto degli altri, per l'altro, per la persona. E ripeto che non è appannaggio soltanto delle religioni, non è circoscritto solo alla sfera personale o familiare, ma è indissolubilmente unito alla sfera sociale.